E uno. E due. E tre. E tre. Poracci, benvenuti o bentornati su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in camicia. Oggi puntata succosissima, ricca di rumor e speculazioni a tema Nintendo. Passeremo infatti in rassegna tutte le indiscrezioni riguardanti i piani della grande N per l'E3 di quest'anno. E credetemi, da Pokémon passando per Zelda Breath of the Wild 2 fino a Mario Kart 9, ce n'è per tutti i gusti. Sarà quindi una puntata ricchissima e c'è veramente poco tempo da perdere. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Magari lasciando un like, oppure iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche. Oppure seguendomi su tutti gli altri miei social, in particolare su Instagram. Poi, se proprio non vi basta, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD. Imperdibili! Prima di entrare nel cuore del video, partiamo con qualche notizia da trattare al volo. E direi che i fan di Kirby possono iniziare a scaldare i motori. Shinyu Kumazaki, il director di Kirby Star Allies, si è espresso al riguardo del futuro della serie ed ha confermato che HAL Laboratories è già al lavoro sul prossimo capitolo delle avventure di Kirby. Non è dato sapere a che punto sia lo sviluppo del gioco, ma secondo Kumazaki, il titolo punta a raccogliere tutti i migliori aspetti del franchise di Kirby in quello che dovrebbe diventare l'apice qualitativo della saga. Non ci resta che aspettare per scoprire qualcosa di più a riguardo, magari proprio durante l'E3. Ma intanto vi chiedo, come vi immaginate il prossimo gioco di Kirby? E a proposito di titoli futuri, molto più vicini nel tempo in questo caso, Nintendo ha rilasciato un bel trailer di approfondimento delle meccaniche di gameplay dell'imminente Mario Golf Super Rush. Nel video vengono presentate le modalità principali, vengono passate in rassegna le meccaniche base del gameplay, le caratteristiche dei personaggi e non solo. 5 minuti belli intensi che vi consiglio di recuperare. Voi cosa ne pensate? Darete una possibilità a questo nuovo Mario Golf? Un piccolo accenno doveroso anche a Sony, che sebbene non sarà tra i protagonisti dell'E3, come da diversi anni a questa parte, continua a cogliere di sorpresa il suo pubblico con delle strategie abbastanza inaspettate. L'azienda nipponica infatti sembra intenzionata a voler colonizzare seriamente l'ecosistema PC. Infatti su Steam è apparsa la pagina curatore dei PlayStation Studios, che segnala la presenza di ben 41 articoli tra giochi e DLC associati, ma al momento solo 24 di questi sono accessibili dallo store. Questo significa che dopo Horizon e l'imminente Days Gone, Sony abbia già in mente di portare altre sue esclusive sullo shop digitale di Valve? Se ciò accadesse, si potrebbe parlare di una piccola rivoluzione interna al mondo dei videogiochi? Ebbene, tolti questi brevi accenni iniziali, direi che è giunto il momento di immergerci nelle speculazioni tipiche del clima pre-E3 e in tutta quella miriade di rumor che sta inondando il web in questi giorni. Per quanto riguarda Nintendo, sono tantissime le speculazioni riguardanti la sua possibile lineup e provengono più o meno tutte quante dallo stesso leaker, Zippo. Un insider affidabile, ma non troppo, e per quanto tutte queste indiscrezioni vadano sempre prese con le pinze, questo è comunque un ottimo modo per discutere assieme su quello che potrebbe aspettarci tra meno di un mese durante la fiera digitale. Se siete degli spettatori assidui del TG Poro, vi ricorderete sicuramente di Zippo, visto che il suo nome è uscito recentemente durante il botta risposta riguardante le speculazioni su un possibile nuovo Donkey Kong ad opera di Nintendo APD. L'insider spifferone sul suo blog ha deciso di alzare la posta in gioco, dettagliando in un unico post tutto l'E3 targato Nintendo. Oltre ai titoli già confermati, sono numerose le armi segrete che l'azienda di Kyoto avrebbe in serbo e secondo Zippo si parte proprio da un nuovo Metroid in due dimensioni. Il gioco, confermato addirittura al 200%, sarebbe stato sviluppato da Mercury Steam, gli stessi autori del bellissimo Samus Returns del 2017. Il gioco sarebbe già completo in attesa dell'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare proprio il prossimo mese. Si parla di 60 fps fissi e di un prodotto particolarmente riuscito, in grado di convincere tutti i grandi nomi di Nintendo. E a questo punto, con Prime 4 ancora lontano e con la trilogy bloccata dai ritardi del nuovo capitolo, perché no? Un ritorno di Samus in 2D sarebbe perfetto, e a questo rumor voglio crederci. Si prosegue poi con DK, ma non ci sono novità rispetto a quanto discusso in precedenza. Sviluppato da Nintendo EPD, non sarebbe un sequel di Country, ma qualcosa di completamente nuovo, seppur mantenendo l'impostazione di platform in 2D. Se ne volete sapere di più a riguardo, vi rimando al video dove ne abbiamo discusso a fondo.
Però, a sorpresa per Zippo, potrebbe essere molto probabile anche l'annuncio di un nuovo Fire Emblem, sviluppato internamente da Intelligent System. Con la popolarità del brand in continua crescita, Nintendo starebbe portando avanti più progetti in parallelo e questo sarebbe vicino al completamento. Seguendo il trend tipico della serie, anche questo assumerebbe la forma di una reimmaginazione di un capitolo passato, ovvero di Genealogy of the Holy War, il quarto episodio della saga apparso su Super Nintendo nel 1996 e mai uscito al di fuori del Giappone. Chissà, potrebbe essere uno scenario plausibile, ma anche se verrà annunciato, ho ancora qualche dubbio su una possibile uscita ravvicinata. Voi cosa ne pensate? Si prosegue poi con il seguito di Mario Party. Certo, sembra un po' un controsenso annunciare ora un seguito subito dopo aver aggiornato il primo capitolo, aggiungendo il multiplayer online ad anni di distanza dalla sua nascita, però sono d'accordo con Zippo che lo introduce come il sequel più ovvio nella storia dell'universo. Super Mario Party un po' inaspettatamente si è imposto come uno dei top seller su Switch e ci sta che Nintendo decida di sfruttare al massimo la sua popolarità, insistendo su una formula che da sempre si è prestata ad uscite cadenzate da un ritmo regolare. Questo E3 potrebbe essere il momento giusto per sentir parlare di Super Mario Party 2, perché no? Proseguendo arriviamo a uno scenario molto interessante, altri possibili giochi in stile 99. Un po' come è successo per Tetris, Super Mario Bros e Pac-Man, Nintendo avrebbe intenzione di aggiornare in stile Battle Royale alcuni titoli iconici dell'era 8-bit, e per Zippo il più plausibile è Donkey Kong, occasione perfetta per festeggiare i 40 anni dall'uscita del gioco nelle sale. Anche qui le probabilità che Licker abbia ragione sono alte, ma fatemi sapere se secondo voi ci sono titoli che vedreste meglio in stile 99 rispetto a Donkey Kong. E a proposito di compleanni, eccoci ancora una volta a parlare del 35esimo anniversario della saga di The Legend of Zelda. Sappiamo tutti che Nintendo ha qualcosa in serbo per i festeggiamenti e sarebbe una mossa alquanto azzardata decidere di non presentare nulla durante l'E3 2021. Per Zippo quindi è praticamente certa la collection di Wind Waker e Twilight Princess HD, che ricordiamo si tratterebbe di una conversione facile facile per Nintendo. In fondo i due titoli erano già stati rispolverati alla grande su Wii U, mentre l'autore si dimostra molto più incerto su una possibile seconda collection comprendente Ocarina of Time e Majora's Mask. Esiste? Si tratterà dei remake apparsi su 3DS o delle versioni originali dell'era Nintendo 64? Le perplessità sono molte a riguardo e in questo caso non ci resta che aspettare un annuncio a sorpresa. Zippo poi fa una rapida escursione parlando del reveal del già annunciato seguito di Detective Pikachu 2, ma questo è un argomento di cui discuteremo dopo perché si parla in realtà di un nuovo Pokémon Presents. Passiamo invece ai due pezzi grossi delle tre di Nintendo. Il primo è ovviamente Breath of the Wild 2, ma le notizie a riguardo purtroppo non sono positive. Per l'insider lo sviluppo del gioco è stato fortemente rallentato dalla pandemia, che ha costretto al lavoro in remoto e a tanti altri tipi di disagi tecnici. Il gioco quindi sarebbe vicino al completamento, ma un'uscita entro fine anno è altamente improbabile. Sentiremo sì parlare di Breath of the Wild 2 durante le tre, ma il rischio che il trailer finisca con un primavera 2022 è altissimo. Fa male, eh? Che dire, per quanto non voglia pensarci, inizio a temere che un'eventualità del genere sia altamente probabile. Non aggiungo altro, come al solito vi aspetto nei commenti. Il secondo big one per Zippo è un po' a sorpresa Mario Kart 9. Andando contro la tesi che va per la maggiore, ovvero quella secondo cui, finché Mario Kart 8 venderà così tanto, difficilmente Nintendo vorrà pestarsi i piedi da sola con un seguito, per Zippo il team di Mario Kart è al lavoro ormai da 3 anni su un nuovo grande progetto. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, di un'espansione dell'8 così come di Mario Kart 9 o di un Nintendo Kart, ma di una cosa Zippo è certo. Vedremo questo gioco entro la fine dell'anno o al massimo nei primi mesi del 2022. E questo chiude le speculazioni di Zippo per le 3 2021, ma non finisce qui, perché un altro leaker ha rincarato la dose, parlando però del futuro di Pokémon. E anche in questo caso tenetevi forte perché ci potrebbero essere interessanti novità all'orizzonte. Secondo Kelios, il prossimo mese The Pokémon Company sarebbe pronta a rilasciare un nuovo Pokémon Presents. Ricordiamo che Kelios è un leaker con uno storico parecchio affidabile. Ha infatti parlato con largo anticipo dei remake di Diamante e Perla ed è anche stato in pole position quando si è trattato di postare in anteprima gli screenshot dei remake poco prima del loro reveal ufficiale. Quindi a giugno dovremmo avere anche un Pokémon Presents e il direct dedicato ai mostri tascabili
dovrebbe essere incentrato principalmente sull'annuncio della data di uscita di Diamante e Perla e anche di Unite, il MOBA scomparso da radar subito dopo il suo annuncio, avvenuto lo scorso anno. Senza contare che nella presentazione, come ipotizzato da Zippo, potrebbe esserci finalmente qualche dettaglio in più su Detective Pikachu 2 e qualche altra novità. Insomma, se dovessimo credere a tutti questi leak, ci dovremmo trovare di fronte a un giugno a dir poco esplosivo. Però io vi dico questo, non penso che questi rumor siano necessariamente falsi, anzi credo proprio che prima o poi avremo tutti questi reveal di cui abbiamo discusso. Il punto è che come tempistiche non so se ci siamo, mi sembra ci sia veramente troppa carne al fuoco. E vedo difficile che tutte queste cose siano annunciate durante un unico evento, anche se si tratta di un'occasione importante come quella delle tre. Aspettatevi un grande show, questo sì, ma ricordatevi anche che difficilmente i direct riescono ad accontentare tutti e molto spesso a fine show si ha quella sensazione di non essere stati soddisfatti al 100%. Comunque, poracci, in ogni caso, come promesso, il clima pre-3 inizia a farsi sentire e a un mese dall'inizio dell'evento iniziamo già a sentirne delle belle. Io dal canto mio vi aspetto nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate di tutti questi rumor e come state vivendo questo hype pre-3. In ogni caso io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani al prossimo video. Io sono il Poro Rumor, Michele Leak, ciao! Olha a minha.